Ignoci Paolo, allora, tu la resistenza non l'hai fatta a Brughiero ma a Milano e dintorni. Esatto. Questa tua esperienza, come è maturata, in che ambiente, quando, cosa ti ha portato a fare questa scelta? La mia scelta nella resistenza è nata in un ambiente operaio. Lavoravo alla Caproni, Aereo Prani Caproni di Milano, e circondato da, e poi a conoscenza di certi fatti, che ogni tanto sapevo che c'era un operaio che scompariva e chiedevo, dice, l'hanno prelevato perché ogni volta che viene un grosso personaggio a Milano, questo è un antifascista e bisogna, e si proteggono così, togliendo la libertà a chi non la pensa. Ma vorrei fare qualche passetto indietro. Perché io ho scelto la resistenza? Ho scelto la resistenza per amor patrio. Fin dai testi scolastici, il regime, perché io sono cresciuto con il regime, ci hanno educato ad amare la patria. Nei testi scolastici si parla delle varie guerre di indipendenza, dei martiri del risorgimento, e come si può non essere avvinti da queste storie, da queste cose, e si impara ad amare la patria. La mia delusione è stata immensa quando vedevo che le cose si erano trasformate. Il nemico di sempre era diventato l'alleato per pugnalare gli amici. Il nemico di sempre ci imponeva delle leggi antirazziali. Il nemico di sempre era diventato padrone in casa nostra. Ho ritenuto che per le influenze che ho avuto da giovane che non potevo esimermi dal partecipare alla resistenza. È da lì che ho fatto la mia scelta. Il resto è noto. E delatori e tedeschi hanno fatto del nostro paese quello che hanno voluto e bisognava ostacolarli e ho dato il mio piccolo contributo. Potrei dire che è tutto qui. Ecco, la prima organizzazione che hai trovato qualche forma di resistenza l'hai trovata in fabbrica, quindi i primi contatti l'hai avuto in fabbrica. Sì, i primi contatti subito dopo l'8 settembre, mentre alcuni saltavano la guerra è finita, e io che ero già stato un po' smaliziato dai contatti che ho avuto in fabbrica, ho detto che la guerra per noi era cominciata, continuava una guerra diversa, una guerra nuova. E infatti c'erano delle torrette in fabbrica dell'antiaerea, delle munizioni che dovevano servire per gli eventuali attacchi aerei. L'8-9 settembre, nell'immediato, li abbiamo caricati su un camion e con alcune persone che ho conosciuto poi a viso aperto in quell'occasione. Siamo andati verso Cernobbio in attesa che il comandante della piazza di Milano desse ordine di resistere ai tedeschi. Quest'ordine non è venuto, abbiamo nascosto le armi in quelle zone e siamo rientrati alla spicciolata. Alla spicciolata alcuni compagni che erano
con me e ancora non c'era un'etichetta di formazione di nessuno, non c'era un colore. Alcuni di questi sono stati catturati, qualcuno fucilato al campo Giuliati, l'ingegner Giovanni Cervi, che era un dirigente della Caproni, è stato anche lui fucilato. C'è una lapide che lo ricorda in Viale Maino a Milano. E questa, io ho avuto più fortuna. Non sono rientrato subito in fabbrica, però ho fatto una puntatina in fabbrica qualche giorno dopo e sono andato a cercare, non dico le persone che conoscevo, che mi avevano un po' influenzato durante il periodo ancora fascista. E ho chiesto, ma ho saputo che si stanno organizzando le formazioni partigiane e finalmente si è deciso a darmi un indirizzo. Io con altri amici, alcuni di questi sono nella fotografia che avete pubblicato sul libro Storia dell'esistenza Brugherio, mi ha indirizzato di recarmi a Erba. Era una formazione, cominciava a darsi un po' di giustizia e libertà. Perché dico questo? Perché ho visto che è venuto a ispezionarci Poldo Gasperotti, pochi giorni prima che venisse catturato e fucilato. Era una formazione dove c'era anche Rino Pacchetti, medaglia d'oro della Resistenza, e abbiamo dato avvio a quelle azioni di disturbo che potevamo dare al tedesco che iniziava già a prendere possesso della nostra terra. Poi ho avuto un periodo di assenza dalle attività per malattia e ritornando poi, appena sono stato bene, a prendere contatti con una formazione della 113ª Garibaldi. E da lì è stata un'attività continuativa fino al 25 aprile, la notte prima in uno scontro con i tedeschi che affluivano a Milano, in una località a Ronchetto sul Naviglio, li abbiamo ostacolati. In quello scontro sono caduti 3 partigiani, 3 membri della 113ª SAP. Io sono stato ferito e giorni dopo non ho potuto godere perché ero immobile a letto, della gioia che tutta la cittadinanza emanava per la raggiunta liberazione. Mi è arrivato di riflesso e io attendevo i giornali dell'Italia Libera come l'ossigeno per poter conoscere, per poter sapere come stavano le cose. E una cosa che mi viene di dire, che mi viene... Sì. Quando sei stato ferito, chi ti ha soccorso? Ecco quello che stavo per dire. Sono stato ferito, ricordo di aver scavalcato un reticolato e poi mi sono trovato ospite in una famiglia dalla zona Barona, e mi rimprovero di non essere più di non cercarli, non lo so, c'ho questo
cosa che per me è un senso di, vivo un po' con questo senso di colpa, di non essermi più preoccupato per andare a ringraziare. Cioè tu hai perso i sensi, ti sei svegliato? No, no, io ho scavalcato il mandolino di corda e poi mi sono trovato a letto in questa famiglia, non, senza rendermi conto come ci sono arrivato. Cosa che giorni prima, in una escursione in città, io con i miei compagni siamo saliti su un tram, la circonvallazione, non ricordo se il 29 o 30, quello che veniva da San Vittore e andava verso Porta Ticinese. Notiamo un uomo in divisa delle Brigate Nere. E ci guardiamo tra noi, dice, lo disarmiamo? Ma vediamo un po' questo come potrà reagire, qui c'è gente, non vogliamo mettere in pericolo l'incolumità di chi non c'è. E mi sono avvicinato io con indifferenza e abbiamo chiacchierato un po'. E questo non ho capito perché. Mi dice, mi sono trovato al nord l'8 settembre. Non avevo altra scelta, perché io sono del sud, e non avevo altra scelta che arruolarmi nelle Brigate Nere. Però ho avuto un salvacondotto e adesso ritorno a casa. Non abbiamo avuto il coraggio di... Questo te l'ha detto lui senza che tu sì, gli avessi niente. E appunto. Non ho avuto il coraggio di tentare un disarmo. Voleva giustificarsi, voleva giustificare il portare quella divisa, sì, del brigatista. Gli pesava, gli pesava. Gli pesava. Interessante questo. Ecco, perché anche fra i giovani che hanno partecipato alla Repubblica di Salò, non bisogna dimenticare che ci sono stati anche giovani di questo tipo. In qualche modo erano obbligati, non erano volontari, non era una scelta no, libera, ma dalle circostanze più o meno. Cioè, mi ha quasi commosso, perché mi ha, senza mia richiesta, senza essermi, senza, non avevo neanche l'aspetto di minaccioso. Arrogante. No. Così, è stato un istintivo, forse perché più o meno della stessa età ci siamo dati immediatamente del tu, e lui mi dice, sto rientrando a casa dopo tanti mesi, mi hanno fatto un salvacondotto. Chi gliel'ha fatto quel salvacondotto? Se no, persone che hanno ritenuto che doveva essere facilitato il rientro di questo ragazzo. Ecco, tu, dopo il tuo rientro in fabbrica, dopo che avete sì, trasportato le armi in quel di erba, e sei rientrato in fabbrica, poi tu hai continuato normalmente l'attività lavorativa? No, sei andato in macchina. No. Non hai più avuto rapporti no, con la fabbrica? No, fino a dopo, con la fabbrica, dopo il 25 aprile, sì. Dopo il 25 aprile sono tornato in fabbrica, ma tra l'8 settembre e tutto il periodo dell'esistenza in fabbrica mi hanno visto soltanto per chiedere l'indirizzo dove presentarci per iniziare la macchia. Questo. Ricordo il contatto a Verba. Si chiamava Otto, mi hanno detto che è morto a Mauthausen. Non ti ricordo. Non ricordo altro. Ho voluto ricordare appunto queste persone, l'ingegner Cervi, Poldo Gasperotti, Otto, che
che hanno meritato e mi sembra che siano anche stati dimenticati. Ecco, voglio dire, il 25 aprile, questa è la giornata dell'insurrezione a Milano. Io ero a letto. Ero a letto. Eri un po' messo. Vivevo, le notizie mi arrivavano in. Ecco, cosa ricordi dei particolari di quella giornata, la popolazione, la gente? Ah, sulle strade sempre. Mi ricordo che mio padre è venuto a trovarmi perché è meraviglioso pensare alla rete che c'era intorno a noi. Quindi io ferito vengo raccolto, ma portato in questa famiglia. E il giorno dopo mi viene a trovare mio padre. Come ha fatto a sapere? Mio padre mi raggiunge e quindi si tranquillizza perché pensa, si teme sempre al peggio. E poi basta. Quando ho potuto muovere i primi passi, in quella zona lì, a Barona c'era un fermento, c'era le sedi della brigata, tutti, c'era un medico della formazione, che non ricordo il nome, che veniva a curarmi, un giovane dottore. Poi dopo hai ripreso la tua attività. Poi ho ripreso la mia attività lavorativa. E sempre la Caproni? Sì, sempre fino al fallimento. E dopo 25 aprile, cioè, quando rientrati una volta rientrato sul lavoro, com'era la situazione? Abbiamo saputo che molti partigiani o persone che avevano partecipato comunque alla resistenza in qualche modo hanno avuto delle grosse difficoltà a rientrare sul lavoro. Volevo anche capire. In che fabbrica era? L'aeroplano Caproni lavoravo io. Sì. Ma lì c'era un. Si può dire che la fabbrica è rimasta in mano agli uomini della resistenza per un po' di tempo. E qui non abbiamo corso questo, anzi venivano aiutati al rientro quelli che, anche qualche reduce dei campi di concentramento della Germania che rientravano e venivano sistemati perché l'azienda si era trasformata per la riparazione dei camion degli alleati, c'erano da riparare, mettere nuovi doge, c'era un cambiamento, si tentava di costruire qualche vagone ferroviario perché c'era questo tentativo di trasformare dall'industria bellica in industria di pace, e poi le cose sono andate come sono andate. Poi vorrei dire la repressione, se così si può dire, verso le forze attive della resistenza. No, ma la Caproni no, non c'è stata. La Caproni fabbrica è cessata prima che le forze reazionarie prendessero il sopravvento, diciamo, no? Ma la Caproni non ha avuto questa vergogna. Durante il Scelba, per esempio, la Caproni era ancora in attività? Sì, partecipavamo alle manifestazioni di solidarietà con i lavoratori della Motta. E quando? In quel periodo che Motta chiude. Quando fu licenziato, diciamo così, Troilo, il prefetto di Milano, perché aveva dato la resistenza, sì. Ci fu una grossa manifestazione di protesta, un sciopero. C'era ancora la Caproni? Sì, c'era ancora la Caproni. E al Caproni c'era anche un'altra cosa che mi viene in mente. Durante il primo congresso dell'AMPI a Roma, credo, o c'era un grosso raduno di ex partigiani a Roma, e ha tentato fu riuscito un certo movimento MRP, chiamato Movimento Resistenza Partigiana. Questo movimento speculava sull'assenza dei più alti personaggi della resistenza italiana per cercare di farsi strada. E hanno detto un comizio dietro
il Duomo, in piazzetta Pattari, in mezzo alle rovine. E io con altri partigiani siamo andati ad ascoltare cosa avveniva in questo, cosa avevano da dirci questi. C'era un banco, al banco della presidenza, un personaggio che lavorava alla Caproni, era un ex generale. Questui, mi sono meravigliato a vederlo lì, non ricordo il nome, non è lì. E allora mi sono permesso soltanto di dire, ma che ci fai in mezzo agli ex partigiani che voi pensate di rappresentare? Il primo firmatario della sottoscrizione per il carro armato da dare alla Repubblica di Salò. È bastato quello per far fallire la loro manifestazione. Un altro fallimento gliel'ho provocato sempre a questo movimento. In Corso Matteotti avevano aperto una sede e avevano mandato inviti ad alcuni, ne l'ho ricevuto anch'io. Lo scopo di questa riunione era quello di convincerci a tornare in montagna. Secondo loro la resistenza è stata tradita, non dovevamo accettare quello che... Certo, noi non abbiamo fatto la rivoluzione sociale, abbiamo fatto una guerra di liberazione. Eravamo coscienti che non ci si poteva aspettare delle cose grosse. Ma questi qui giocavano nel torbido e dicevano dobbiamo tornare perché qui per noi non c'è spazio, qui noi... E allora io con alcuni operai, della compagni della Caproni, andiamo a questa riunione. Intervengo, non eravamo poi troppi, non eravamo tanti. Intervengo e dico, secondo voi noi dovremmo metterci in condizione, nelle stesse condizioni in cui si trova adesso la Grecia? Non impariamo niente dalla Grecia. Cioè, è stato un intervento che cercava di andare subito al sodo, senza dare neanche spazio di spendere più tempo di quanto lui chiedesse, una speculazione del genere. E poi ci siamo guardati intorno e non erano tanti dei loro. C'era una piccola squadretta, magari si era montata alla testa. Io abbandono la sala per andarmene e nelle scale vengo circondato da alcuni degli attivisti di questa organizzazione. E così non hanno fatto in tempo a rendersi conto di quello che volevano fare, che si sono guardati dietro e a loro volta circondati dai miei compagni che erano venuti alla manifestazione, a questa riunione, hanno capito che non ero solo e hanno fatto marcia indietro. Quindi il fascismo tentava sempre di riemergere anche sotto nuove spoglie. Ricordi qualche altro particolare del periodo della resistenza, qualche azione che ti è rimasta impressa nella memoria? Hai conosciuto qualche compagno con il quale hai avuto l'occasione di collaborare? Li ho citati tutti prima, non è... Cioè nell'arco del discorso, mentre ne parlavo si risvegliavano alcuni ricordi sì, che ho... Per capire meglio la storia della Caproni che mi sembra importante nella vita, sì, no? Allora, importante poi, nella mia vita, 10 anni circa ho lavorato.
arriviamo al 43, cioè prima dell'8 settembre, lì la Caproni era ancora una fabbrica che produceva armi di guerra, cioè sì, sì, sì. E insomma avevo un attimo un'idea dello sviluppo, cioè da prima del 43 fino al 45. Diciamo al 40, avevo 16 anni, lavoravo in questa fabbrica e a un certo momento, il 10 giugno, tutti sul piazzale ad ascoltare il discorso del Duce. Era la dichiarazione di guerra. Questo non ero in grado, perché ero di notare lo sconcerto che... ma in alcune persone, in alcuni lavoratori, sì. Poi quello che mi piace ricordare è il sciopero di marzo del 43. Durante quegli scioperi è venuto un funzionario del sindacato fascista, Tullio Cianetti, mi pare, qualcosa del genere, che poi era stato condannato e graziato nel processo di Verona, e che dopo questi scioperi, insomma, c'era una certa agitazione fra i lavoratori. Sì, c'era il pretesto che il pane non bastava, che la paga non bastava, tutte queste cose, ma c'era il cuor nostro di far che la guerra finisse. E poi e questo veniva a Milano, veniva a Torino, veniva in tante con questi moti dei scioperi di marzo del 43. Da lì nasce il 25 luglio. Senza i scioperi di marzo del 43 non penso, io non sono uno studioso, non sono, possa collegare, però nella piccola esperienza posso dire che se non ci fossero stati i scioperi di marzo del 43, chissà quando ci sarebbe stato il 25 luglio, questo scossone dato alla... Questo sciopero, come hanno reagito i fascisti? Niente. Il 25 luglio non c'era un fascista per strada. No, marzo è quello per i scioperi. Niente. Non erano. Non si fecero vivere. Non si fecero vivere. No? Poi, sai, a quell'epoca il fascista era la tessera del pane, avere la tessera del fascio. Anche chi entrava in fabbrica, che non si considerava un fascista, come, che tipo di fascista era? Per noi si consideravano dei lavoratori, tanti nella formazione che ho citato prima, a Erba, c'erano anche degli ex fascisti, perché avevano preso la tessera del fascio, ma non... Poi certo, con l'esperienza che ci è venuta dopo, c'è una bella differenza tra i fascisti e i repubblichini. Tanti ex fascisti sono entrati nella resistenza. Ecco, mi spiego perché quelle regioni dell'Italia che non hanno conosciuto la Repubblica di Salò, con la delazione e le crudeltà, complici loro dei tedeschi, che questi non l'hanno conosciuta, hanno conservato per una certa nostalgia, cioè non possono giudicare il fascismo nello stesso modo come lo giudichiamo noi al nord, hanno visto un altro fascismo loro. Quale regione in particolare nel sud? Da che punto devi fare in giù per capire? Ma da Napoli in giù, Napoli le quattro giornate di Napoli sono ricoperte, una cosa che non, la prima azione
contro i tedeschi proprio. Cosa diversa invece è diversa del secondo sciopero, quello del dicembre del 44. Quello lì c'erano i tedeschi in fabbrica. Sì. Perché l'Italia era già occupata. C'erano i tedeschi in fabbrica, c'era una specie di gabbiotto, di uccellaia nel campo sportivo, dove erano ospitati dei prigionieri sovietici. Ma durante l'intervallo gli operai portavano di nascosto qualche pezzo di pane, qualche cosa a questi prigionieri. Erano uomini dietro le sbarre, non interessava di chi fossero. Erano uomini dietro le sbarre che per disgrazia erano capitati fuori dal loro paese e in mano